A tavola da Daniela, a tavola con me. Venite, venite ragazzi! Buonasera! Tutti a tavola da Daniela, prepariamo un dolce questa sera e facciamo un dolce di quelli speciali, particolari, facilissimi. Non abbiamo tanti ingredienti a casa, ma non importa assolutamente. L'importante è avere un po' di farina, farina di cocco, acqua, olio di semi di girasole, menta e zucchero. Il lievito che vado ad utilizzare è un lievito molto importante, il lievito Elve, una polvere magica che arriva da praticamente Torino. È una polvere speciale che serve per focacce, ciambelle e biscotti, così come recitava proprio questa bustina storica che arriva dal maestro Carlo Vercesi, che l'ha preparata come polvere originale nel lontano 1899, pensate. Vabbè, comunque oggi facciamo una torta facilissima da preparare, senza uova, senza burro, senza latte. È una torta che possiamo modificare a secondo dei nostri gusti e per completare direi di mettere del cioccolato fondente all'interno poi della preparazione prima di spostare il tutto al forno. Dunque, per cominciare bene, che cosa facciamo? Allora, mettiamo giù innanzitutto la farina di cocco. La farina questa qua è una farina 00. Poi abbiamo la farina di cocco, lo zucchero, non c'è bisogno di frullatore, non c'è bisogno proprio di niente. Mescoliamo bene, uniamo la polvere lievitante Elva, una polvere magica lievitante che se volete provare, anzi dovete provare, basta che mi scriviate un messaggino, mi mandate un input su Facebook oppure magari a tavola da Daniela e così poi ve la faccio avere. Mettiamo adesso la parte liquida che è l'acqua. Ecco qua, si va sempre ancora a mescolare con una frusta, aggiungiamo la menta, poi dopo vi do anche gli ingredienti ovviamente perché non si può fare una torta senza avere degli ingredienti ben definiti. Io già comincio a sentire un profumo di menta pazzesco, non so se a voi piace la menta ma comunque è sempre molto gustosa da utilizzare. Andiamo con l'olio di semi di girasole. E siamo a posto. E stiamo preparando questa torta alla cocco, al cioccolato fondente e alla menta con la polvere lievitante Elva, una polvere nata nel lontano 1899 dall'idea di Carlo Vercesi e io ho conosciuto grazie a Pierluigi Anselmi di Torino, della storica bottega Ennio Anselmi, che ricordo ovviamente il padre, che è stato colui che ha preso poi in dote la polvere magica da Carlo Vercesi, quindi il padre di Pierluigi si è portato a casa questa ricetta segreta che adesso il figlio sta portando avanti con questa nuova produzione e quindi vi invito anche ad andarla a visitare a Torino se per caso vi capita di andare. Bene, la nostra torta è bella che pronta, io ho già imburrato e infarinato, meglio, ho unto con un po' di olio di semi di girasole una tortiera, l'ho infarinata e adesso mettiamo giù questo impasto che abbiamo preparato veramente in pochissimi minuti. Avete visto, non abbiamo avuto bisogno di frullatori, di particolari attrezzi, soltanto una frusta, una spatola di legno in questo caso e il gioco è fatto. Eccoci qua amici, la torta è bella e pronta, quindi apriamo il forno, dopo 40 minuti a 170 gradi la torta è bella e pronta, eccola qua. Adesso non apriamo il cerchio apribile perché non è possibile, però se vedete è una torta soffice alla menta, cioccolato e cocco. Ingredienti semplicissimi, adesso ricordiamo anche quelli che sono gli ingredienti che abbiamo utilizzato per preparare la nostra torta. 250 g di farina 00, 100 g di farina di cocco, 100 g di cioccolato fondente, ma anche 200, crepi l'avarizia perché a me piace proprio quando la torta è piena di gusto e anche di cioccolato che si scioglie. Poi mi ci è servita 300 ml di acqua, 100 ml di menta, poi io ho messo 100 ml di olio di semi di girasole, 180 g di zucchero e una bustina di lievito Elva. Come dicevo prima, questo lievito Elva arriva dal lontano 1899, una preparazione accurata di Carlo Vercesi, dell'omonima drogheria di famiglia, la stessa poi dei pasticceri che inventarono, pensate, i famosi baci dorati di Tortona, quindi siamo proprio in Piemonte, in quel di Torino. E adesso c'è Pierluigi Anselmi, carissimo amico,
che grazie al padre che ha preso la ricetta dallo storico Carlo Vercesi, noi abbiamo la possibilità di utilizzare questo lievito Elba che è eccezionale, quindi anche per l'angel cake dove c'è bisogno di cremor tartar o di qualche cosa di particolare, beh, questo lievito è superlativo davvero. E poi per le torte salate, per i biscotti. E se lo volete provare, mandatemi un bel messaggino, una bella mail e vi farò sapere come averlo.